la politica. Ne parliamo stasera con un giovane da tenere d'occhio. Questo io mi permetto di dirlo. Lui è un po' un enfant prodige della politica italiana. Un giovane che davvero si è fatto da solo, senza il solito aiutino all'italiana, senza la famiglia dietro che ti dà i privilegi. Buonasera, Eugenio Ripamonti, Müller Odescalchi. Buonasera, dottor Ferrario. Buonasera. Ne approfitto per farle i complimenti per il servizio pubblico che sta offrendo a tutti gli elettori e alle elettrici italiane. Dovere. Dunque, lei è responsabile della sezione giovanile di Italia Sovrana, un'Italia che però si sta svuotando. Intanto, se posso, vorrei dire che francamente questi attacchi continui al nostro paese hanno un po' stufato. Ma perché, scusi, gli altri paesi non si stanno svuotando? No, non mi risulta. Ah, ecco, vedi, chiedevo. Beh, forse. Allora è ancora con maggiore tristezza che assisto ad un paese di giovani scoraggiati. Io ho imparato dai miei maestri a guardare oltre le mie possibilità. Ecco, perché voi infatti non siete degli sprovveduti, avete una formazione. Quali sono i suoi padri politici? Angelino Alfano, Steve Jobs e Gigi D'Agostino. E posso dire che quest'ultimo aveva ragione quando diceva che l'Italia è un paese di bamboccioni. No, aspetta, io mi sono formato su altri testi. In quale brano Gigi D'Agostino diceva questo? No, mi scusi, infatti è che mi confondo sempre. Gigi D'Agostino diceva a pe pe quare pem 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 quare a pa giù pe pe. Ha ragione, no, mi perdoni. Appunto, in ogni caso, dottor Ferrario, resta il fatto che i giovani che si lamentano sono quelli che non hanno voglia di impegnarsi. Ma impegnarsi a fare cosa? Dottor Ferrario, parliamoci chiaro. Ora, lei mi vuole dire che in un paese come questo, con tradizioni che risalgono al Medioevo, una storia di corporazioni, di repubbliche marinare, di vassalli, valvassori e valvassini, un giovane non abbia almeno uno zio che sia dirigente pubblico o che abbia partecipazioni in una grande azienda statale? Io a questo non posso credere. No, quindi voi dite ai giovani di puntare sullo zio dirigente? Ma se non è uno zio dirigente, un cugino di secondo grado iscritto al Grande Ordine d'Oriente, ha un circolo velico minore, non lo so, l'importante è la fantasia. Mi perdoni se cito di nuovo D'Agostino. No, prego. Ma io le dico, I fly with you, volare con noi, con Italia Sovrana. No, però aspetti, allora, io la famiglia la venero come la torta Sacher, ma a me sembra che lei così stia sostenendo un po' il familismo. Ma no. Cioè, la politica non dovrebbe occuparsi di dare opportunità a tutti Odescalchi. Ma infatti, questo è un paese che regala grandi opportunità a tutti quelli che hanno voglia di impegnarsi e quattro cognomi. Ma lei ne ha tre però. Ma questo per dire quanto siamo di larghissime vedute. Se ce l'ho fatta io con tre cognomi, sì, voglio dire, ce la può fare chiunque. Però i giovani continuano ad andare via da questo paese, quindi vuol dire che così tante opportunità non ce ne sono, mi Ah scusi, no? Beh, allora questo evidentemente è il problema del Tanzen, se mi permette. No, guardi, Tanzen è quell'altro pezzo di Gigi D'Agostino che fa po 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 ro po po ro po po po. Ha ragione, scusi, no, volevo dire è il problema del turnover, non del Tanzen. Ah, il turnover. Gli immigrati vengono a prendersi i lavori che i nostri ragazzi vanno a fare all'estero. Ma lei sa quanti giovani italiani, anche laureati, vanno in Svezia a raccogliere pomodori invece di stare qui magari in Salento? E non stiamo a dire quanto il ciliegino leccese sia un'eccellenza DOP italiana molto migliore del pomodoro di Göteborg. Non scherziamo, per favore, Cazzo Ferrario. Cazzo sta a questo. No, però aspetti, Odescalchi, io la voglio far parlare con uno di questi giovani che a Londra c'è andato non a raccogliere verdure, bensì a realizzare i suoi sogni. Benvenuto Filippo De Angelis dal Regno Unito. Vedo che c'è scritto Pips, ma anche lei ha due cognomi? No, magari no, quello è il soprannome che mi ha dato Eroscio, che è un amico mio. Vabbè, però mi sa che non lo conoscete. No. Comunque, grazie per il collegamento. Tra l'altro, scusate, ho due minuti che sto gestendo la sala. Sì, dunque, però mi sembra che lei, più che realizzarli, al momento i suoi sogni li stia lavando. Ci vuole raccontare la sua storia? Lei è giovanissima, aveva 25 anni. Com'è finito lì a Londra? Sì, vabbè, io qua ci sono finito per caso. Vabbè, io praticamente m'ero preso sto diploma a OIADAP, che è una scuola di design a Roma. Poi vabbè, è venuto fuori che non era abilitata all'insegnamento, era tipo ancora una scuola guida, non avevano fatto il cambio di destinazione d'uso, insomma un casino. Vabbè, il giorno dopo questo, che ci siamo laureati, è venuta la finanza e ha chiuso tutto. Sì. C'ho sto diploma che porta più zella del lattante a mercante in fiera. Sì. Sono venuto a Londra perché volevo lavorare in uno studio di design. Poi ho visto che non è che stavano proprio aspetta a me, quindi ho fatto un sacco di lavori, il rider, il fattorino, e adesso diciamo che gestisco la sala in questa trattoria. Two minutes. Filippo, almeno sei finito in un bel ristorante italiano, a lavorare coi connazionali. No, questa è una trattoria pakistana. Questi menano molto forte. Però che bello, un giovane che finalmente fa la gavetta. Non la fa più nessuno la gavetta. Cioè, questo è proprio il lavoro mio. Non è che ci abbia tutte queste prospettive, eh. Cioè, faccio fatica a mettere da parte i soldi. Vivo a Londra, in zona 12, praticamente a Sheffield. Two minutes!
Minuz, t'ho detto però, Minuz, scusate, io quando Descalzi. Sento queste cose prego, prego addoloro Filippo. Perché sento che c'è grande ignoranza. Ma lei, adesso questo ragazzo che è lì, di cui non ricordo il nome, è lì a Londra a lavare i piatti, sì. Ma lo sa che stiamo portando in Parlamento una proposta di legge che permetterà ai ragazzi che rientrano in Italia di aggiungere un cognome a quello che già hanno. Che bello. È un piccolo passo, ma è un inizio. Ma poi scusi, lei come ha detto che si chiamava? De Angelis. Io conoscevo un arcivescovo De Angelis a Torino. Colpo di possibile. Scena. Ma non poteva sentirlo questo suo parente, scusa. No, ma non credo sia mio parente. Io non c'ho parenti a Torino. Al massimo c'ho uno zio che però fa l'amministratore dei condomini a Macerata, non so. Ecco, no, e allora però voi ditelo che non vi volete impegnare. Ragione. E volete lasciare il paese in mano a chi ruba il lavoro agli italiani. Calla, lo sapevo che tiravate fuori sta storia. Vabbè, allora va, dico io subito. Confesso che in lizza per questo posto da lavapiatti c'eravamo io e Dwight, un alcolizzato semianalfabeta di Birmingham. Alla fine i pakistani hanno preso me perché mi pagano di meno, mo lo sapete. Però scusami, Filippo, in Inghilterra ti tratteranno coi guanti. Noi italiani ci vogliono bene in tutto il mondo. Il made in Italy, Sofia Loren. Marcello, come here! Oh no? Marcello, come here. Guarda, veramente vengo blastato per strada. Spesso mi sputano e mi dicono: italiano, sei venuto a rubarci il lavoro, tornatene a casa tua. E questo me lo dicono i pakistani, eh? Sì. Gli inglesi si limitano civilmente a tirarmi qualche bottigliata e a dirmi: per favore, pulisci i vetri che l'altra settimana non l'hai fatti. Posso dire? Forse è un bene che questi giovani scansa fatiche lascino il paese a chiunque sia dotato di buona volontà, sia pieno di iniziativa o iscritto all'ordine dei templari. L'ordine dei templari, ma vatta a piangere il culo. Va bene, allora, grazie a entrambi.